Ciao amiche, ciao amici, guardate che cosa ho riportato per voi. Sono tornati i pannelli in canvas per realizzare le borse reversibili. Sono stupendi, uno più bello dell'altro, fra cui è anche tornato questo qui che avete amato tanto la scorsa volta, ma poi erano terminati e non potevo riassortirli. Adesso li ho trovati, per cui per chi è rimasto senza o per chi si innamora come me, perché questa è una delle mie stampe preferite, c'è di nuovo. Torniamo a noi, per chi non li conosce, ve li faccio rivedere un attimino. Sono dei pannelli, guardate questo, che è quello. Sono dei pannelli con tutte le parti già stampate, comprese anche i manici, per cui potete andare a realizzare, se volete, una borsa reversibile. Oppure potete andare a realizzare due borse andando ad abbinare un interno in tinta unita, ad esempio un canvas o un panama, che trovate tutto sul nostro sito. Naturalmente c'è unastoffa.com oppure qui in negozio a Cesena. Sono veramente semplici da realizzare, hanno poi tutte le istruzioni riportate qua giù nel fondo, tutti i pannelli appunto. Hanno le istruzioni, sono in inglese, ma tanto sono disegnate per cui è facilissimo da capire. E avete in più, come vi dicevo, il mio tutorial, per cui facilissimo anche per chi è principiante, non ha nessun tipo di problema perché sono veramente semplici da realizzare. Come vi dicevo, è tornata questa stampa, ma anche altre che sono una più bella dell'altra. Adesso ve le faccio vedere perché avrete l'imbarazzo della scelta. Guardate la meraviglia di questo con i fiori pavoni. Ha tutti i lati diversi, ma due sono con la base sui toni del verde, vedete, con la piuma del pavone e qua con i pavoni, ma i dettagli di questi fiori che sembrano veri, è una roba fotonica, e ha le altre due parti sui toni dell'ottanio, una parte così e un'altra cos'ha. Vi porto a notare anche la particolarità dei manici, perché li hanno studiati andando ad abbinarli. Ok, vi faccio vedere ad esempio su questa qui, vedete che è stata costruita così, abbiamo i manici che da un lato sono abbinati a questa fantasia e dall'altro a quell'altra. Allora, questo qui quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo. Secondo me piace anche a voi, molto particolare. Eccolo qua. Abbiamo la Madonna con tutti i cuori sacri, cioè guardatela da vicino questa stampa. È bellissima. Ha colori bellissimi e ha anche questa, un lato con la versione grande e uno con la versione con tutte le parti piccole. E dall'altro lato abbiamo Gesù. Abbiamo Gesù con lato con la stampa grande e un lato con la stampa più piccola. Anche qui vedete bene il dettaglio del manico che è separato. E veniamo a quello forse più tranquillo, eh? Abbiamo gli aironi e i fiori di loto. Sembrano Insomma, secondo me li potete prendere con le manine perché guardate che dettagli di stampa hanno. Abbiamo anche qui due lati sui toni dell'oro, diciamo, ocra, oro, uno grande e uno più e uno diverso. Non è vero? Abbiamo due lati uguali, uno così e l'altro così, e abbiamo di diverso che l'altra parte è sui toni dell'azzurro. Eccolo qua, sono stupendi. Ancora vi porto a notare il dettaglio particolare dei manici che vi permette appunto di abbinarli al lato della borsa. Quindi due lati ocra e due lati azzurri. Andiamo avanti. Adesso questo qui secondo me lascia senza fiato. Mio marito quando l'ha visto ha dovuto toccarlo perché non ci credeva che era un pannello in canvas, si sembrava tutt'altra cosa, ma adesso capite perché. Ve lo apro per farvelo vedere in tutto il loro splendore, soprattutto questa parte qui. Guardate, io non lo so, sembra un tessuto plissettato, cioè non sembra in canvas, sembra fatto tutt'altro, ma è meraviglioso. E anche qui avete due lati
sui toni più scarichi, diciamo così, e due lati sui toni più accesi. Stesso dettaglio, i manici sempre abbinati, ma questo ve lo faccio rivedere in tutto il suo splendore perché a me ha lasciato senza fiato. Cioè, guardate che roba. Ma adesso vi dico anche un'altra cosa che secondo me potete fare. Guardate, una volta che le avete realizzate, potete utilizzare per andare al mare, per andare in giro, per fare quello che vi pare, potete metterci una cerniera, insomma, vi ci potete veramente sbizzarrire, ma oltre che a realizzare la borsa, potete anche realizzare dei bellissimi cuscini arredo, potete utilizzarli per ricoprire delle sedute nelle sedie, per fare dei quadri particolari, perché hanno veramente una stampa e una qualità meravigliosa. Non ne rimarrete sicuramente deluse, anzi, le apprezzerete tantissimi, per cui nell'indecisione, come dico sempre, uno di tutto, perfetto. Vi aspetto nel negozio qui a Cesena oppure online su cerunastoffa.com per qualsiasi cosa mi potete contattare su WhatsApp. Per tutto il resto non mi resta che dirvi create sempre tutto ciò che vi passa per la testa e vi esce dalle mani. Ma ricordatevi che colorate bello, ma con Cerunastoffa è ancora meglio.